Testiamo la tua morale. Tuo figlio di 18 anni ti chiede di uscire per andare a una festa in casa col suo migliore amico. Tu gli dici di sì, anche perché il suo migliore amico è il figlio della tua migliore amica. Entrambi ti promettono che non berranno e che sicuramente non si metteranno alla guida dopo aver bevuto. Decidi di rimanere a casa con il tuo partner. Guardate un film e poi vi mettete a letto. Fin quando all'1:30 di notte vi svegliate con una chiamata terrificante. Un poliziotto vi dice che tuo figlio e il suo amico sono all'ospedale in condizioni molto critiche. Quel tuo partner vi precipita all'ospedale, dove il dottore vi dice che vostro figlio è in coma e a causa della severità della sua condizione ha solo il 5% di possibilità di riuscire a svegliarsi. La tua amica arriva all'ospedale per scoprire che suo figlio ha urgentemente bisogno di un trapianto di cuore. Il poliziotto viene da voi per informarvi che vostro figlio era alla guida e che i livelli di alcol nel suo sangue erano 3 volte superiori al limite consentito dalla legge. Il figlio della tua migliore amica sta peggiorando rapidamente e sarebbe impossibile ricevere un cuore dalla lista dei donatori in tempo. Tuo figlio ha davvero poca possibilità di svegliarsi e anche se lo facesse dovrebbe stare per tantissimi anni in carcere. Il dottore viene da te e ti fa la domanda più difficile della tua vita. Puoi decidere di staccare la spina che tiene in vita tuo figlio perché ha davvero poca possibilità di sopravvivere e usare il suo cuore per salvare la vita al suo migliore amico. Ti rifiuti di staccare la spina sperando che tuo figlio si svegli sapendo che il figlio della tua migliore amica morirà? Oppure gli stacchi la spina donando il suo cuore al suo migliore amico?